Come è accaduto nel primo mandato, dopo 2 anni e mezzo, ma soprattutto dopo aver raggiunto tantissimi obiettivi del mandato elettorale che ci siamo prefissati, è giusto andare ad un riassetto della macchina amministrativa, quindi sia dirigenziale che tecnica amministrativa, sia di giunta, quindi giuntale. È ovvio che una volta che sono stati raggiunti gli obiettivi, è giusto porsi nuove sfide, nuovi scopi, con rinnovata energia e rinnovato spirito di sacrificio e di gruppo per il bene della città. E quindi da domani mattina incontrerò le segreterie di partito per andare a dipingere quei nuovi programmi che andranno allegati alla delibera, quelle nuove questioni da porre all'attenzione dei dirigenti e degli uffici tecnici. Successivamente affrontare anche quindi la questione della rotazione di giunta, delle deleghe, rotazione che invece stanno affrontando la conferenza dei dirigenti. 3 delibere porterò fin dall'inizio alla nuova giunta. La prima è la costituzione di un comitato per le fogne, per la crisi idrica, per le acque piovane a basso, con delibera di giunta che sarà costituito, ma sarà anche una delega di giunta, e chiederò di andare a parlare con Marco Marsiglio e col Ministro dell'Ambiente, perché Vasto ha necessità di queste risorse, altrimenti si può fare né lavoro né turismo né niente. La seconda delibera che sarà da me portata riguarda proprio l'organigramma amministrativo, quindi il riassetto della macchina amministrativa con un nuovo dirigente che è il dirigente all'ufficio tecnico con un 110, sperando di valorizzare anche risorse interne. La terza delibera che riguarderà invece il programma amministrativo, quindi l'aggiunta di quei punti che sono fondamentali per la città.